Grazie veramente, sono onorato di essere qua questa sera perché devo dire che abbiamo molte cose in comune con Riace, quella piccola isola di Lampedusa con Riace, e anche in comune con Mimmo che, devo dire, è la prima volta che lo incontro. Oggi l'ho conosciuto di presenza. Beh, lo conoscevo da tempo, per me era quasi un parente. L'ho sempre stimato. Lui dice che non è nessuno. Per me, oltre che essere il sindaco, un immenso sindaco, è anche un eroe. L'ho detto sempre. Una persona che ha fatto delle cose straordinarie e che sta pagando un prezzo, credo, che non merita. Perché se ha peccato, ha peccato di umanità. Allora io penso che dovevo fare la stessa fine anch'io. Abbiamo anche altre cose in comune. Lampedusa è la porta d'Europa, all'ingresso, lo sapete, c'è anche una grande porta, un monumento di Mimmo Palladino che spero in questi giorni di ristrutturare perché sta andando malora, che qualcuno pensa che si debba cancellare. Per me quella porta è qualcosa che io amo tanto, che quando vado a Lampedusa ultimamente vado a trovare, perché è la storia della migrazione. E noi siamo la porta. E quando arrivano a Lampedusa, io per 30 anni mi sono occupato di queste persone, che sono delle persone, non li chiamo neanche migranti, sono delle persone. Come fa il medico, il mio collega Napoli, ho letto un articolo, ho letto quello che è, non ha mai messo la parola migrante in quell'articolo, li chiama persone, perché sono delle persone. E noi siamo la porta, e quando io li vedo passare di là, io dico sempre, chissà se troveranno una casa. Lì c'è stata una casa, gli ha dato una casa, amico mio, una casa che tutti quanti hanno voluto distruggere, chi voleva cancellare queste buone pratiche, no? Perché Mimmo ha dimostrato che si può fare, che si può integrare, che si può stare insieme, ma questo cozzava con quegli interessi politici che ovviamente gli hanno dato la possibilità, ecco, di arrivare al punto dove sono. E abbiamo anche altre cose in comune, sai Mimmo, a te ti hanno censurato una fiction. E allo stesso periodo, forse qua non lo sa, qualcuno non sa, io ho fatto un film con Maurizio Zaccaro, il regista, che parlava di immigrazione, che è tratto dal mio secondo libro, perché mi sono inventato di tutto, di tutto. È stato censurato. Un film che parla di immigrazione, che parla di certe verità, che davano fastidio ovviamente, quindi è stato fermato nello stesso periodo, guarda caso, insieme alla fiction, solo che ora il tempo è cambiato, l'aria si è rinnovata in qualche modo, dobbiamo dire, non molto, ma insomma qualche movimento c'è. E allora adesso il film sta uscendo, è andato al Festival di Torino, uscirà, insomma, ha un titolo particolare, Nur, che è la storia della bambina, e io ho visto la pelluta, e qui ho voluto parlare in questo libro e poi è stato fatto questo film che possa essere visto da chi ancora oggi pensa che queste persone sono dei nemici, è un pericolo, sono dei terroristi, sono dei mostri, sono degli alieni, non si sa più come definirli, non sa come chiamarli, chi li chiama clandestini, chi li chiama migranti, chi li chiama migranti economici, migranti climatici, flussi, ultimamente li chiamano flussi. Sono delle persone, oddio, sono delle persone, esseri umani. Io li ho visitati tutti, sapete, in 30 anni, non lo dico mai, ma questa sera lo voglio dire, 30 anni mi sono occupato di loro, ne ho visitati più di 350.000, uno per uno, uno per uno. Come diceva Mimmo, qualcuno pensa che c'è qualcosa sotto, chissà quanto ci guadagna. Credimi, ho fatto sempre la volontà, sono 30 anni che faccio il volontario, 30 anni,
mio mestiere era un altro, ero responsabile, sono ancora di quel collaboratore, ma poteva non essere compito mio, ma da me abbiamo fatto un giuramento da uomo, mi sentivo questa responsabilità e l'ho fatto in un primo momento da solo, dal 91 al 96 c'ero da solo, poi un altro medico, poi un altro ancora, qualche aiuto, qualche volontario, e ultimamente siamo diventati una bella equipe. Eravamo tre. E devo dire che oltre a queste 350.000 persone, perché tanti bambini, tante donne, persone, ho fatto anche tantissime ispezioni cadaveri. Mi dicono che sono a un record, e sono il medico che ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo. Pensate che record, infame, schifoso, devo dire io, perché fare le ispezioni cadaveriche ti fa male, anche se sei un medico, ma ti fa tanto male, soprattutto quando le fai sui bambini, povere anime innocenti, bambini, piccoli. Ci siamo tutti indignati quando abbiamo visto quel bambino morto sulla spiaggia in Turchia, per non ricordare, Alan Kurd, tutto il mondo si è indignato, giustamente. Vedi, questi bambini ne ha visti centinaia, nessuno si indigna più, nessuno ne parla, eppure succede continuamente. Anche quando qualcuno disse o dice ancora che i porti sono chiusi, non è vero, anche questa è una grande bugia, non sono stati mai chiusi. E magari in questo momento, mentre noi stiamo parlando, e siamo qua a inaugurare un qualcosa di straordinario che avete pensato, per questo vi ringrazio, magari in questo momento stanno morendo delle persone, dei bambini, ancora ora, succede quasi tutti i giorni. Ed è disumano, è vergognoso. Ed è vergognoso che qualcuno sbava dicendo siamo stati bravi, abbiamo ridotto i flussi dell'80%, del 90%, e gode pure, però non ci spiega che fine fa quell'80%. Noi lo sappiamo. Io ne ho le prove, quei documenti di quello che succede a quelle persone in quell'inferno della Libia. Ho visto persone scoiate vive, questo non ne parla nessuno, scoiate vive, per farle diventare bianche. Ho visto delle ferite da tortura, donne violentate, bambini violentati. E l'ho scritto anche nel libro, quello che è, da cui è stato tratto il film, poi ovviamente censurato, una bambina che è stata violentata, bambina di 8 anni, che ha fatto un viaggio incredibile, e di queste ce ne sono tantissime, non avrei da contare tutto l'anno. Ebbene, quell'isola ha fatto delle cose straordinarie, come ha fatto il viaggio, e questo ci accomuna, perché a noi ci accomunano quei valori importantissimi, quei valori di cui si è parlato fino adesso, che ci accomunano, che ci fanno parte della nostra cultura, e che sono la solidarietà, l'accoglienza, l'amore, la fratellanza. Questi sono i valori. Il rispetto dei diritti umani. Perché qualcuno a volte ci dice ma voi siete buonisti. A parte che non è un peccato essere buoni, non è una cosa. Qua si parla di rispetto dei diritti umani, rispetto del diritto alla vita. Si sta parlando di questo. E queste persone, purtroppo queste persone, devo dire, sono tante cose brutte, credetemi, tante cose brutte che ti fanno male, che ti fanno avere incubi, incubi soprattutto quando la notte, a volte in me un sogno, quei bambini che ho visto e che ho dovuto sezionare, che ho dovuto tagliare, e che mi vengono gli incubi, a volte ho paura, piango, vomito. E poi vedi quell'indifferenza, quella quasi malvagità di quelle persone che ne parlano con disprezzo, ne parlano con disprezzo. Ultimamente, quando sono diventato un parlamentare, europarlamentare, e l'altra volta in plenaria a Strasburgo
ho visto dalla parte opposta da dove sono seduto io. Potete immaginare che posto sono seduto io, nell'emiciclo. E dall'altra parte opposta vedevo una persona, una donna tra l'altro, piccola così, perché è grande quella sala, la plenaria di Strasburgo, enorme. La vedevo piccola così, era lontanissima, era piccola di cervello, era piccola di cuore. Ha detto delle cose pregevoli. Ha detto: l'Europa è la nostra, nessuno deve mettere piede in casa nostra, se ne devono stare a casa loro, non li vogliamo. Si è dimenticata forse che siamo stati noi per prima andare a casa loro, siamo stati noi andare là a prendere tutto, a colonizzarli, depredarli, derubarli, umiliarli, schiavizzarli. Gli abbiamo tolto anche la dignità a quelle persone, e non ci hanno mai messo un muro, mai un filo spinato, ci hanno sempre accettato, si sono fatti schiavizzare, colonizzare. Li abbiamo costretti ad andare via, a lasciare il proprio paese, il proprio affetto, le proprie famiglie, le loro cose, tutto. Li abbiamo costretti a fare dei viaggi incredibili, quel deserto dove ne muoiono a migliaia, centinaia di migliaia. E poi arrivano in Libia, quell'inferno disumano, quelle carceri che qualcuno andando là, lui, non un uomo, ha detto che è andato a visitare dei campi di eccellenza. Non so che cosa gli hanno detto, cosa gli hanno fatto vedere. Io li conosco, dei campi di eccellenza. Sono delle latrine, sono dei lager, sono delle cose immonde dove vengono torturati, violentati, ammazzati, seviziati, violentati. Però nessuno parla di queste cose. Non parlano della malattia del gommone, perché noi vediamo la malattia del gommone che colpisce le donne, è una malattia mortale. Ci sono dei miei colleghi, forse non le hanno viste, perché qua non arrivano queste cose, ma là da me arrivano le donne, e colpisce esclusivamente le donne, perché le donne, sapete, sono quelle che devono pagare più di tutti. Le donne, voi per il sesso, per le violenze, voi perché considerate essere inferiori, perché non considerate essere inferiori. E anche laddove il sesso non c'entra niente, poi si accanisce contro di loro anche questa malattia che io voglio chiamare la malattia del gommone, perché ho cominciato a vederla dal 10 di ottobre del 2013, dopo la strage di Lampedusa, quando i trafficanti di esseri umani hanno cominciato a utilizzare i famosi gommoni invece di avere del mare. E allora ho visto questa malattia, questa nuova malattia, non l'avevo mai vista prima. Sono delle ustioni chimiche, gravissime ustioni chimiche da contatto, da carburante, da benzina. E a volte sento parlare in televisione che parlano di questa malattia, non l'hanno mai vista. Ma cosa hanno visto? Ma cosa hanno visto? Parlano di qualcosa di lontano, parlano di questi flussi. E quando ha detto, non so se è sempre lui, ha detto: non abbiamo bisogno di bambini fare confezionati. Non ricordate? A proposito del calo demografico, per cui si parlava, si batteva sull'utilità, sull'opportunità di queste persone, e lui ha detto: non abbiamo bisogno di bambini preconfezionati. Lui cosa ne sa dei bambini preconfezionati? Cosa ne sa? Non li ha visti mai. Così. Io li ho visto quei bambini preconfezionati dentro quelle confezioni con la cerniera, quelle verdi, quelle blu, quante li ho viste, centinaia. E avere paura ad aprire quei sacchi, paura, paura, non so cosa trovo dentro. Quanti bambini, e non lo posso dimenticare più, nel 2013 la strage di Lampedusa, 368 persone hanno perso la vita, 368 persone, e dentro quegli sacchi, quelle confezioni, che lui chiama confezioni, c'erano tanti bambini. E che mi ha impressionato la cosa, sapete, e questo me l'ha portato per tutta la vita. Per tutta la vita questi bambini erano vestiti a festa, con le treccine, le scarpette, i vestitini colorati. Loro utilizzano quei vestitini colorati. Stavano arrivando, erano a 300 metri dal porto, le mamme ne avevano preparate,
arriviamo in Europa, quell'Europa che ci deve accogliere, che ci deve aiutare, che ci deve dare la serenità. Li presentavano, vedete, i nostri bambini sono come i vostri, uguali, sono vestiti bene, sono dei bambini, non sono degli animali, sono dei bambini, e sono morti là. 368 persone sono morte, ma di questi naufragi ne abbiamo viste tantissime. Tutti hanno parlato di quel 3 di ottobre, tutto il mondo ha parlato, non hanno parlato dell'altro naufragio che c'è stato 7 giorni dopo, sono morti 800, ma nessuno ne ha parlato, perché a 60 miglia non interessava a nessuno, non interessava a nessuno. E io tutte queste cose le ho vissute, sapete, le ho viste, ho cercato di fare tutto quello che era possibile, il mio dovere. Ho cercato anche di raccontarvi queste cose, perché un medico ha anche questo dovere di fare sapere la verità e non sentire tutte quelle bugie, tutte quelle menzogne, tutte quelle malvagità che ha detto, che gli sono uscite dalla bocca, non solo a lui, anche a tutti quelli che gli andavano dietro, quella informazione criminale che è stata data, quella narrazione distorta. Tutti quei giornalisti che non fanno altro che bombardare tutti i giorni la gente, perché credetemi, la gente non è cattiva, sapete anche quello che vota lui. Credetemi, la gente è cattivamente informata, è stata plagiata, è stata spaventata. Io lo so, perché quando vado in giro sono 5 anni, che tutti sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica, 5 anni. Vado in giro per tutta l'Europa, per tutta l'Italia, nelle scuole, nell'università, dappertutto a raccontare tutte queste cose. Sono 5 anni che non mi faccio un sabato e una domenica con la mia famiglia. Ho 3 figli, adesso c'è una nipotina, ho visto 2 volte, quando l'ho vista fatta nascere, e per il suo compleanno. Perché per me è molto importante fare sapere la verità, la conoscenza, perché la gente non sa quello che succede, è stata imbrogliata, perché non fa parte della nostra cultura tutto quello che sta succedendo, della nostra cultura, l'Italia, la grande Italia, paese straordinario, con una costituzione straordinaria, con una democrazia straordinaria, che adesso ci vogliono togliere, ma noi la dobbiamo difendere. E allora ho cercato di raccontare tutte queste cose andando in giro, nelle scuole, soprattutto tra i giovani. Ho fatto un primo film, vi ricordate, Fuoco a Mare? Sì, Fuoco a Mare, l'ho voluto io quel film. Gianfranco Rossi non lo voleva fare, l'ho convinto, l'ho sequestrato. Ho detto, Gianfranco, lo dobbiamo fare, perché la gente deve sapere quello che succede. Non è possibile che deve ascoltare solo una campana. Dobbiamo fargli vedere. Quel film ha vinto l'Orso d'Oro, ve lo ricordate, a Berlino, e addirittura era candidato agli Oscar. Io sono stato io, un medico di Lampedusa, sono stato a Hollywood, sentivo strano, fatto il tappeto rosso addirittura, mi hanno vestito come un pinguino. Per me era importante quel messaggio, ma me ne fregava dell'Orso d'Oro, ma che cosa me ne fregava? Per me era importante fare sapere al mondo intero quello che succedeva. E poi ho visto che quel film non ha funzionato bene, ho detto che era un pugno nello stomaco, però non è successo niente. Allora mi devo mettere a scrivere, devo fare sapere, ho scritto un primo libro, io che avevo fatto solo ricette in vita mia, dicevo il medico, e poi ho scritto un primo libro, La mia sale, raccontando le storie di queste persone, le storie per raccontare la storia, storie di persone con le loro sofferenze, i loro viaggi, le loro ambizioni, le loro aspirazioni, i loro sogni. È strano, i loro sogni. I neri hanno dei sogni, ma guarda un po', sono delle persone. Il loro più grande sogno era quello di vivere una vita serena, una vita tranquilla, una vita normale, come tutti i cittadini del mondo. E anche quello non ha funzionato, e non hanno scritto un altro. Le stelle di Lampedusa, parlando di bambini, dico, magari parlo di bambini, chissà se si commuovono, quelli che oggi si girano dall'altra parte, quelli che non ne vogliono sapere nulla. E ho raccontato la storia di questa bambina di Nur, Anila, una bambina di 8 anni che
partire dalla Nigeria, nel deserto, si è dovuto nutrire di cadavere, come c'era una bambina di 8 anni che non aveva altro, e poi è arrivata in Libia. Queste sono le storie, ma tante storie, migliaia. Una delle storie, in Libia è stata violentata, venduta, comprata, una bambina, poi si imbarca, il primo naufragio, si imbarca di nuovo, arriva a Lampedusa, e quando gli chiedo, tutta da sola, capisco che è da sola, gli chiedo, ma tu perché sei venuta qua, tutta da sola? Cosa vuoi? Cosa cerchi? Una di cui con la mia mamma, una bambina di 8 anni, un eroe. E io ho detto, la tua mamma dov'è? E ho detto, la mamma è in Europa. Ma tu lo sai che cos'è l'Europa? Ha fatto così, povera bambina. Potete immaginare, io che cerco di aiutare, come fa Mimmo, tutte quelle che posso, a ritrovare il genitore, a ritrovare il parente, qualcosa. Potete immaginare come mi sentivo io, l'Europa. Vai a trovare la mamma. Bene, credetemi, io la mamma l'ho trovata. La mamma l'ho trovata. E quando l'ho trovata, mi sono trovato di fronte a un mostro che si chiama burocrazia. La burocrazia. 6 mesi ho impiegato per fare ricongiungere quella mamma con quella bambina. 6 mesi. In quei 6 mesi che era stata accudita, tra l'altro, da 2 sore. A Palermo, perché l'abbiamo portato in una struttura, ha tentato 6 volte il suicidio, 6 volte. E poi sono stato aiutato, devo dire, perché ho avuto la fortuna in questi anni di conoscere persone importanti. Ho conosciuto il Papa, ho conosciuto il Presidente della Repubblica, ho conosciuto tutti gli ambasciatori, e grazie a loro sono riuscito a superare quel mostro della burocrazia e finalmente a farete congiungere questa bambina con la sua mamma. Ma di queste storie ce ne sono a migliaia, potrei raccontarvene veramente a migliaia, ed è disumano. Potrei dirvi che, sapete, quel Mediterraneo, quel nostro mare, che è questo che c'è qua sotto, il nostro mare bellissimo, straordinario, un mare che, poi quello di Lampedusa, immaginate il mio mare, lo dico perché io prima di fare il medico facevo il pescatore, ero imbarcato, ho fatto 5 anni di navigazione e sono stato anche un naufrago. So cosa significa essere un naufrago. Stare in mezzo al mare ore di notte, tutto nudo, aspettando qualcuno che ti viene a salvare. È una cosa terribile, terribile. Io sono stato fortunato, qualcuno è venuto a salvarmi. Molti di loro no, molti di loro lasciano la vita in quel mare, il Mediterraneo. Quel mare straordinario, un mare di vita, un mare di sostentamento, un mare che a me mi ha consentito di diventare medico. Io sono pescatore, ero mio papà pure, mia mamma pure, tutti, che mi ha consentito di diventare medico. E pensare che quel mare è diventato un cimitero, più di 40.000 persone hanno perso la vita in quel mare. Ma non è possibile, è disumano. È più disumano ancora pensare che oggi si fanno delle leggi che criminalizzano chi va a salvare le persone. È diventato creato. È criminale che salva una persona, è criminale che aiuta una persona. Non è possibile accettare tutto questo. Ecco perché, come diceva lui, il magistrato, scusami, dobbiamo lottare, dobbiamo rimboccarci le maniche, ognuno di noi deve fare la sua parte, tutti dobbiamo lottare, perché tutto questo deve cambiare.